Spartanelli, ok. Oggi parliamo di come si fa con un muscolo carente, come si fa, quali sono le parti carenti, quali sono quelle, ispirato a, oggi mi ispiro a Dorian e ad un video che fece non molto tempo fa. Io mi trovo molto con le idee sia dei vecchi campioni, perché bene o male abbiamo provato bene o male le stesse cose, poi c'è chi va oltre a livello di grammatura e tutto il resto, per cui sperimenta, ma fondamentalmente quando si arriva a certe proporzioni dopo diventa solamente un discorso di grammatura, e vi spiego anche il perché. Si parla di grammature, come abbiamo detto per Nick Walker, che parte addirittura da non solo ectomorfo sottopeso cadavere e diventa un dinosauro, anche se perde completamente la linea, sembrando un televisore Grundig. Mi viene in mente questo pezzettino che vi faccio vedere del mio amico No Arm Chains, vai gringo, che rimembra il 1993 Niagara Falls Pro, dove c'è un Sarchev fantastico e un Coleman di merda, che non è ancora il Coleman che sarà, perché la grammatura poi farà tantissimo. E lì c'è Coleman, sì, Sarchev è sempre rimasto più o meno su quel tipo di. Avrebbe, se avesse migliorato alcune cose geneticamente, secondo me uno dei più belli sarebbe stato pure Sarchev. Io l'ho sempre trovato meraviglioso, anche un bel tipo. Coleman sesto, indovinate chi vince? Per chi, perdonatemi, per chi non si ricorda bene, il nostro Mauro Sarni, non Gigi, Mauro Sarni. Bello metto anche lui, sui 95 kg in gara, Wader lo vede, e tutto il resto. Che tempi meravigliosi. Niente, passiamo a quello che si dice, quello che io ho sempre detto, e quello che dice anche il Doriano. Il Doriano racconta giustamente, e vi racconterò anche io, come si fa quando hai non solo delle parti carenti, ma quando una delle due è molto più carente dell'altra, nel senso che comunque sia trovi un braccio magari più grande, uno più piccolo, per diversi motivi, diversissimi motivi. Come poi sentirete anche dal Doriano in generale, e come predicato da una vita, dal sottoscritto. E questo soprattutto per quanto riguarda la monofrequenza e il natural. La multifrequenza, che può essere accettata nel non natural comunque per certe persone come lui e come me, che la vedeva in una certa maniera. Infatti ogni allenamento era una sorta di scommessa. Quando ci si allena per portare a casa tutto quello che si può dare in quel momento lì. Per quanto riguarda i muscoli che rispondono fortemente, è inutile andare a moltiplicarli, perché sapete già che magari avrebbero un risultato migliore, perché vi vengono meno, vengono prima, rispondono di più e magari recuperano anche, poi stancandosi. Per cui io sostengo si debba fare sempre una specie di monofrequenza, anche un muscolo al giorno, anche da non natural. Per quanto riguarda l'allenamento, per cui dare tutto quello che si ha, tutto immediatamente, subito, e lasciare che poi ci si riprenda, anche perché deve essere fatto tutto per tutti i muscoli, per cui ci vuole anche una tensione nervosa, cioè un lavoro mentale che è spasmodico, muscolarmente. Mentalmente un affaticamento tremendo, per cui vi farò sentire anche Dorian,
quando ci sono dei gruppi muscolari, per esempio lui era muscolarmente carente, abbastanza sui bicipiti, sulla roba del genere, a parte poi gli infortuni e tutto il resto, c'erano altri culturisti che erano molto, ma molto più fortunati. Matarazzo, non avevano bisogno di fare quel volume esagerato, tremendo, spasmodico, fuori dalle forzate, come diceva poi Dorian. Poi ci sono le negative e poi c'è ancora, come avete visto con Platz, arrivare oltre il cedimento, arrivare oltre lo stress. Difatti poi Dorian molte volte si è strappato, tante volte, perché quando vai oltre, anche se sei pieno di sostanze che ti proteggono, che nutrono tutto quanto, sei comunque, stai andando oltre i giri massimi della macchina. Ora do la mia esperienza personale per quanto riguarda non solo il muscolo carente, che deve essere distrutto in una maniera particolare, e neanche tanto per quanto riguarda numero di set e cazzate varie, ma proprio come intensità, nel senso che se abbiamo deciso di fare i nostri per le gambe, e sto parlando natural in una certa maniera, ad una certa distruzione, non è che posso usare altri quattro esercizi su natural, assolutamente no. Però fare quello che bisogna fare, fare quello che deve essere fatto, portarlo al massimo dell'estremizzazione, per quanto riguarda soprattutto la distinzione tra gente che non fa questa distinzione tra natural e assolutamente non natural, dove sì, magari si può un set o due set in più, ma è proprio l'intensità per ogni set. Sentirete dopo anche Dorian. La mia personale esperienza: mi rompo una gamba, ho 15 anni, sono praticamente uno scricciolo. 15 anni, allora era 1990, allora 89. Nel 91 stava per uscire, quando mi comincerai poi a allenarmi, Terminator 2, facevo la collezione spasmodica di tutto quello che era Terminator 2, perché erano passati 7 anni da Terminator 1, era l'evento degli eventi, uno dei primi sequel super attesi, che doveva essere fantastico perché cambiavano le colonne sonore, cambiava Brad Fiedel, sempre quelle, cambiava la tecnologia, la nuova storia di questo T-1000. E ricordo che nell'89 ero proprio uno scricciolo bagnato con i sassi in tasca, ma leggevo i primi 89-90, poi dopo l'operazione, articoli, e c'erano i pesi rovera, quelli con la sabbia. Allora cominciai subito a cercare di giocare, e la cosa che mi venne particolare, avendo dei bicipiti naturalmente dotati, non mi ricordo il braccio quant'era, 34-35, pesavo 60 kg, e ricordo che il mio modo di farli era concentrato, mi veniva assolutamente naturale, e i primi allenamenti erano le 100 ripetizioni, 100, perché avevo letto un articolo su, appunto, giornali come Flex, Sportman, giravano alla grande a Zingonia, erano uno dei posti, a parte Venice Beach, dove stava girando veramente tanto, Sport, Fitness e Salute di Umberto Devetac. E ricordo che per me andare a cedimento, soffrire, e questo fatto di era già insito in me. Ricordo che giocando, ne portai uno a 37, ma in tempo niente, tempo zero proprio. E ne portai uno a, lo lasciai a 35. Questa diversità tra il braccio e tutto lo portai fino a 17 anni, quando poi ci sono le foto del militare, poi insufficienza toracica e tutto quanto, quando poi a 17 anni e mezzo ci sono alcune foto dove già non si capiva più nulla. Quando una persona è lì e la macchina è lì pronta, è a un motore da corsa, basta cambiare un po' di benzina, basta fare due accorgimenti e la macchina va. E, per
portare a parità un braccio dall'altro, ricordo che all'inizio sempre le allenavo tutti e due. Come dice Dorian, dopo che magari vi farò sentire, dice: se avete una parte del corpo molto carente, la lavorate come dovete lavorare, poi se magari c'è qualche juicy, c'è qualche cosa che state con fan, magari può scappare anche il set in più, ma ogni set deve essere fatto per andare a morire, per cui è l'intensità e il cedimento che vanno curate più che il numero dei set o tutto il resto. E ripeterli assolutamente per me no, assolutamente no. Ricordo che per pareggiare, quando facevo per esempio, ed era naturale per me arrivare a fare queste cose, sperimentare sul mio corpo quello che doveva essere poi qualche cosa che poteva essere preso come una teoria che è valida perché funzionava. Di conseguenza, quando facevo i bicipiti, ricordo che quello che andava forte, a cannone, che andava bene, che girava bene, che strizzava bene, che chiamava bene sangue, a un certo punto, quando stava per arrivare ancora, diciamo, il massimo, per cui l'ultima serie, gli ultimi due esercizi che potevano essere quelli che andavano veramente a finire un lavoro poi di cedimento, di forzate, cioè davo tutto lo stress possibile immaginabile che si potesse dare ad ogni muscolo per ogni serie. E ricordo che molte volte per un periodo di tempo e col bilanciere cercavo di fare concentrazione su quello carente, finire prima le serie sul braccio che andava a cannone, magari regalarne due e magari proprio dedicarne due assolutamente a finali, per cui questo fatto all'80% della sua del massimo di quello che puoi dare, invece questo doveva essere fatto a 110. Difatti non solo ripresi, ma in giro di poco, ma senza accorgermi andai più su dall'altra parte. Pace, fratelli. Frequently or do more exercises or more sets or more reps is to do with more focus, so do it first in your workout rather than later on, and use techniques to increase the intensity of the workout, so slow down the negatives. If you've got a training partner that can help you with one or two force reps at the end, that's also good. If you do an exercise on a machine, when you reach failure on the positive, you can get somebody to lift it into the end position and lower it down again for a couple of more negatives. And then you've got stronger body parts. In order to keep balance, you don't use so much intensity on those body parts. Maybe you just go to the point of failure and you don't go beyond that.